È la prima foto antiquaria senza Piero Franchini, socio del fotoclub La Chimera, fotografo, ottico e socio e sostenitore della nostra emittente. A ricordarlo, nella prima edizione di Foto Antiquaria, le parole dell'amico e presidente del fotoclub La Chimera di Arezzo, Glauco Ciacci. La cosa più brutta di questa giornata, per quanto mi riguarda, è la mancanza di Piero, che era. Cioè, per me è un pezzo di me. A me manca proprio il braccio destro, perché noi siamo in simbiosi. Cioè, lui aveva un carattere solare, aggregante, parlava, discuteva, dirimeva anche le discussioni. Io invece sono molto più, come dire, lui mi prendeva anche in giro perché sono un burocrate. Diceva, ah, burocrate! Però va fatto anche quello. Quindi era una compensazione e a me mi manca tanto. Io quando ci penso, mi sembra impossibile che non ci sia più Piero. Va ricordato perché in effetti ha lasciato e ha dato tanto, non solo sotto l'aspetto, diciamo, economico, ma sotto l'aspetto dell'amicizia, è stato solidale, è sempre presente e ovviamente queste caratteristiche hanno contribuito a quel momento a portare in questo caso il circolo fotografico a livelli diversi. E nonostante tutto, anche se c'è la sua mancanza, rimangono i suoi insegnamenti, rimangono le sue cose che sono sempre ricordate con benevolenza dai soci. L'edizione di primavera della manifestazione ha proposto anche l'appuntamento come fotografare a colori con pellicola bianco e nero, un curioso laboratorio curato dall'associazione Camera Creativa, durante il quale è stato rinnovato l'esperimento che diede origine alla fotografia a colori. Stanno abbandonando la fotografia digitale per ritornare a scoprire le vecchie foto in bianco e nero che sono affascinanti e che affascinano sempre. Interessante anche perché ce l'ho anch'io il bianco e nero, vede? Quindi lo usiamo anche. E col digitale tu scatti a raffica 50 foto, una bella uscirà. Il bianco e nero devi pensarci bene perché, dato il prezzo, dato che gli scatti sono limitati, poi ci devi lavorare, devi sviluppare, devi stampare, quindi la foto la fai due volte, no? La scatti e poi la sviluppi e la stampi. È interessante.